guida assolutamente molto importante per tutti i produttori, anche i più piccoli e i meno noti, perché col fatto che tutti gli anni questi vini vengono valutati in maniera attenta e in maniera corretta, cioè all'oscuro, cioè coperte le bottiglie senza sapere che cosa c'è sotto, questo dà la possibilità anche ai più piccoli di poter anno per anno e di essere presenti nella guida anche a questo livello. Dobbiamo collaborare come sempre, dando il massimo della professionalità affinché questo evento possa riuscire. Partiamo da qui per raccontare le pagine pugliesi della Guida Vite a cura dell'Associazione Italiana Sommelier Regionale. Da due momenti apparentemente secondari, ma solo apparentemente. Il primo sono le parole di un piccolo produttore cui la degustazione alla cieca dei Tastevin ha garantito un posto al sole tra le eccellenze del Calice 2017. Il secondo è costituito dalle parole della riunione pre-evento di Antonio Giovane, animatore della delegazione AIS di Brindisi che assieme a quella di Taranto ha organizzato il Galà delle eccellenze vinicole pugliesi. Certo, questo è un risultato, come ha detto il dottor Baldassarre, di un lavoro di squadra che parte dalle delegazioni. Cioè io ho un gruppo di delegati, siamo una squadra, appunto perché la squadra deve lavorare da squadra, non solo a parole ma nei fatti. E la squadra funziona perché coinvolgiamo in tutti gli eventi tutti i territori, i degustatori di ogni delegazione con a capo i loro delegati. Quindi questo è un risultato di partecipazione dei nostri associati e non solo, come abbiamo visto nel parterre c'erano parecchi curiosi, parecchi amici dell'AIS, che porta poi a una partecipazione importante e dare ai produttori la giusta visibilità che meritano per il lavoro che fanno durante l'anno. La regione al plurale, le Puglie, tanti territori e tanti mondi quanti sono i calici. Tutti i colori del vino per un laboratorio enologico che tira sempre fuori un coniglio dal cilindro. La Puglia è una grandissima terra del vino, certamente ha tre grandi cavalli di razza che sono il Negramaro, il Primitivo e il Nero di Troia, ma anche di questi vini esistono delle versioni un pochettino nuove, spiazzanti. Voglio dire, per esempio, il Negramaro sta diventando un'uva non solo da rosati fermi, ma anche da bollicine, in bianco e in rosato. E il Primitivo certamente sta mostrando il suo volto, tutto da scoprire nelle versioni dolci naturali. Sono proprio i territori, le regioni nella grande regione a costituire l'unicità del patrimonio vitivinicolo pugliese. In effetti la Puglia è lunga 400 chilometri e il suo successo è perché ogni regione ha il suo vitigno autoctono che nel mondo non si trova, quale il Primitivo, il Negramaro, il Nero di Troia, quindi sono i portabandiera un po' della Puglia. La formazione della Guida Vite segue un modello dal basso di rappresentatività dei territori cui guarda con interesse anche il mondo politico. AIS giustamente insiste su un approccio e su un metodo, io credo che AIS farà fischiare le orecchie a qualcuno per dire che qui c'è un mondo che ha bisogno di continuità. Bottiglie rigorosamente coperte, il lavoro coordinato di decine di degustatori. Tutti i vini che degustiamo sono tutti alla cieca, perciò permette anche alle piccole aziende non conosciute che si esprimono al massimo di diventare eccellenza. Dalla Capitanata al Salento, dalle Murgia alla Magna Grecia Tarantina, i fermi e le bollicine, i rosati e i rossi, i grandi nomi e le piccole cantine che incarnano lo spirito imprenditoriale pugliese, una forza raccontata anche dai numeri. Si guarda Vite 2017 e si scoprono ben più di 80 cantine censite e su queste ben 17 etichette premiate come eccellenze e 36 che ricevono premi vari. Questo testimonia che cosa? Che la qualità del vino pugliese è cresciuta tantissimo grazie alla bravura, all'attività di coloro che in questo settore sono impegnati giornalmente. Brindisi e Taranto delegazioni ospitanti, ma il Galà delle eccellenze pugliesi è stata la festa di tutto il popolo del Tastevin. AIS Puglia per noi delegati rappresenta una seconda famiglia, siamo tutti amici nel bene del mondo del vino. Da Foggia, dalla Svevia, dalla Murgia,
Bari, Brindisi, Taranto e Lecce. Brindisi, la città dei due seni marini che abbracciano, accolgono, fiordo norvegese piantato nel cuore del Salento. Laddove finisce l'antica via Appia, si apre un varco ancora strategico per l'altra sponda d'Adriatico, il mondo slavo e quello greco. Non è Lecce che ti illumina con il suo barocco. Brindisi la devi cercare, devi osservarla nel suo romanico, nei suoi angoli medievali, nelle tessere dell'antica Roma arrivate sino a noi, nella sua eleganza meridionale del periodo umbertino. La delegazione dell'Associazione Italiana Sommelier è distribuita su tutto il territorio provinciale. Corsi itineranti, anche perché Brindisi non è proprio baricentrica, quindi non sempre è facilmente accessibile da tutti, quindi teniamo i corsi in vari territori, come non ricordare qui Mesagne con questa struttura meravigliosa che è tenuta a Moreno, che ben si adatta alle esigenze di avere anche due o tre corsi in contemporanea, come in questo momento che abbiamo un corso di primo e di secondo livello. Come non ricordare Ostuni, la città bianca, la città turistica per eccellenza, insieme a Fasano rappresentano un piccolo distretto del lusso, del luxury, grandi e importanti attori. Chi ha praticamente scritto la storia di questa comunità di Trastevere ragiona sulla strategicità del Salento brindisino. Siamo 20 comuni. Di questi una parte sono un po' più vicini a Lecce, qualcuno più vicino a Bari, qualche altra si avvicina a Taranto, possiamo contare su una dozzina di comuni, però sono tutti comuni molto dinamici. Un territorio che riscopre le sue tipicità nel vigneto e vive un entusiasmo giovanile rinnovato. Brindisi possiamo considerarlo un laboratorio enologico sia a livello nazionale che a livello regionale. Simbolo ad esempio di questo laboratorio è il Susumaniello, che qui abbiamo coltivato in numerosi appezzamenti, e appunto il Susumaniello è il vitigno più tipico della provincia di Brindisi. La presenza di Taranto e dei sommelier di Magna Grecia è stata importante per il successo di pubblico dell'iniziativa. Sicuramente, perché comunque i territori sono a confine e quindi chiaramente dove finisce il territorio di Taranto inizia subito quello di Brindisi, e quindi magari molti territori sono proprio confinanti, quindi la produzione a tutti gli effetti, in special modo per quanto riguarda il primitivo, che è l'elemento principe di questi territori, è comune. Chiudiamo con il Brindisi finale a luce spenta, quando gli ultimi sommelier di servizio si concedono un calice dopo una giornata di lavoro. Un prosit corale sentito, lungo quanto le Puglie, la grande regione al plurale.